con Alessandro De Nicola, presidente dell'Adam Smith Society e presidente dell'ALI, che è l'Alleanza Liberale Italiana, che è tra i promotori di questa iniziativa. Sì, come Alleanza Liberal Democratica per l'Italia abbiamo pensato che non potevamo mancare un'occasione di unità tra tutti coloro i quali si richiamano ai principi del liberalismo, e questa unità è bene costruirla soprattutto sulle cose concrete. Niente come la privatizzazione della RAI, la messa sul mercato di una istituzione che pure ha delle sue forze. Diciamo, io non sono uno che denigra la RAI ha una sua forza, degli ottimi professionisti, però sarebbero capaci di esprimersi meglio se fossero sul mercato, se non avessero ingerenze politiche, e quindi tutto sommato la privatizzazione farebbe il bene anche dei dipendenti della RAI. Beh, ci sono delle professionalità ormai insomma sicuramente notevoli all'interno della RAI. Lei intende praticamente una maggiore concorrenza, sarebbe comunque sia il sale di una maggiore anche efficienza? Concorrenza, efficienza, riduzione del debito pubblico, e poi viene spesso posta l'obiezione che la RAI è servizio pubblico. Ma allora, qual è il servizio pubblico? Allora, salvo rare trasmissioni tipo Protestantesimo piuttosto che Isoradio, dov'è questo servizio pubblico? Mettiamoci dentro qualche programma culturale, mettiamoci dentro un po' di informazione. Quanto rappresenta nel budget della RAI? 5 milioni? 10 milioni? 30 milioni a voler fare proprio esagerare? Perché dobbiamo pagare 1.700.000.000 di canone? Non ha senso comune. Quindi sta sul mercato, il servizio pubblico viene messo all'asta e se la giudica qualcuno. Se non si vuole mettere all'asta, diamo 50 milioni a un paio di reti sul digitale che facciano questo servizio pubblico, tutto sommato risparmieremo 1.650.000.000. Va bene anche così. Grazie ad Alessandro De Nicola.